Il divieto è stato messo dal Dipartimento Simo, che diciamo è lui l'unico interlocutore e l'unico possibile per eseguire i lavori sopra i ponti, i viadotti e le gallerie. È stato messo quel cartello di divieto al transito ai mezzi pesanti e ai camion per quanto di precauzione. Possiamo ricordare l'incendio che ci è venuto all'inizio di febbraio sotto appunto il viadotto Attico Tabacchi, e adesso oltre a controllare tutti i giunti, aprirli, vedere lo stato appunto di usura, se sono usurati, poi ci sarà ricopertura, verranno presi dei provini sul cemento dalla parte dove appunto è avvenuto l'incendio per portarli in laboratorio e verificare effettivamente se la parte cementizia non ha subito danni nonostante l'incendio. In quel momento, se il laboratorio, e ci vorranno un po' di mesi, sino anche 90 giorni prima di avere i risultati, se il risultato sarà soddisfacente verranno levati i cartelli e anche i camion potranno di nuovo ripercorrere il viadotto Attico Tabacchi.